Un momento di fede, ricordo e amore verso un grande uomo che ha dato la vita per il popolo albanese. Sabato 4 maggio il villaggio di Gurez, a nord del paese, ha ricordato il martire della carità, il deoniano padre Michele Bulmetti, a 25 anni dalla sua morte. Tante le persone che vi hanno partecipato offrendo testimonianze e ricordi, tra le altre anche alcune dall'Italia che avevano cominciato con lui la missione in Albania. A presiedere la celebrazione eucaristica invece l'arcivescovo di Tirana, Monsignor Arian Dodai. Padre Bulmetti, per noi dioniani e soprattutto per noi dioniani che siamo qui in Albania, è un motivo di coraggio, ecco, a noi dà coraggio per andare avanti, perché padre Michele ha affrontato delle difficoltà grandissime che noi oggi non affrontiamo, grazie a Dio, perché è cambiata l'Albania, è cambiato l'assetto sociale, i problemi in questo momento sono altri, ma lui con il suo coraggio, con la sua determinazione, con la sua fede grande nella provvidenza, ci insegna a non demordere, ci insegna a non scoraggiarci davanti a qualsiasi difficoltà. Prima missionario in Mozambico, poi in Madagascar e appunto alla caduta del regime comunista in Albania, padre Michele Bulmetti desiderava offrire alla gente di Gurez una chiesa più grande e più bella di quella che era stata rasa al suolo. Aiutato dalle suore basiliane, ha fatto evangelizzazione e promozione sociale in un contesto di fragilità e povertà.